bastone a tua vita la sicurezza. Davanti al medico Giovanni la mente, sotto gli occhi del mio nemico, tutti gli occhi del mio capo. È tornato alla casa del padre, affidato alle braccia della mamma celeste, con sé un pupazzetto di peluche, l'unico dono della sua vita di bambino per l'eternità, prima che se ne andasse per sempre. Ieri, domenica 6 ottobre, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Vallo della Lucania, si sono celebrati i funerali di Angelo, il neonato trovato morto in una valigia. Era presente l'amministrazione tutta della città. Alla testa del corteo funebre il sindaco Tony Aloia, seguito da decine di persone strette attorno a quel piccolo feretro bianco, che con occhi umidi hanno seguito l'intera cerimonia per poi accompagnarlo in corteo lungo il corso Gioacchino Murat. Ieri mattina erano in tanti ad attendere l'arrivo del feretro del bambino, una bara minuscola ricoperta di fiori color pastello, tirata fuori dal bagagliaio del carro funebre come se fosse stata strappata dalle fauci di un mostro. La piccola bara è stata adagiata con cura e tenerezza al cospetto della Madonna, così come ha voluto lo stesso sindaco Aloia, che nell'invitare tutta la cittadinanza a partecipare ai funerali del piccolo, ha annunciato che l'amministrazione si sarebbe accollata alle spese della funzione della tumulazione, mentre il corpicino sarebbe stato accolto in una cappella privata. Un gesto di umana e cristiana pietà e misericordia, così Don Aniello Adinolfi, che ha officiato la messa durante la celebrazione dei funerali del bambino, un atto dovuto nei confronti di un angelo di Dio, una vita sacra di cui non si conosce altro che il nome. Un figlio la cui vita è stata talmente breve, un flash di luce, da restituirlo all'oblio in una manciata di minuti. Abbiamo innanzitutto dato un nome a questo piccolo. È stato il primo atto di pietà. Quando il sindaco mi ha chiamato per organizzare questa cerimonia funebre, gli ho detto che avremmo dovuto dare un nome a questo bambino. Siamo stati concordi nel chiamarlo Angelo. Angelo perché lo è ormai di fatto e quindi questo era il nome più appropriato per lui. Ma questo nome è un riferimento anche ad un grande insegnamento di Gesù che dice, e lo abbiamo ascoltato giorno 2, festa degli angeli custodi, guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico, i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. I bambini vanno rispettati perché sono come gli angeli che stanno sempre davanti a Dio. Sono il riflesso della bellezza e della purezza di Dio in questo mondo. Parole dure quelle di Don Aniello Adinolfi, parole che hanno lasciato intendere che dietro questi gesti si cela spesso lo smarrimento, la solitudine, elementi che non devono sfuggire e che devono essere risolti con l'esaltazione della vita e del progetto divino che parte proprio dal rispetto dei suoi germogli, i bambini. Gesù ha voluto che sua madre estendesse la sua maternità a tutti gli uomini, ha voluto che diventasse la madre di tutti gli uomini. Lo ha voluto perché a nessun uomo mancasse un abbraccio materno, perché anche chi su questa terra non lo ha sperimentato, questo abbraccio materno potesse averlo nella vita eterna. Sia questa la nostra preghiera questa mattina, che la Vergine Maria, Madre di Dio e Madre di tutti gli uomini, accolga questo bambino tra le sue braccia materne e lo inondi del suo amore nella vita eterna. Amen.